Noemi e Carl Brave, questa è Macumba che avete appena ascoltato su Radio Fantastica. Benvenuti a tutti, ancora buon martedì, sono le 14:30 minuti, siete all'interno del nostro magazine, l'appuntamento del centro giornata. Prima ora dedicata ai pregiudizi per un articolo, un'intervista apparsa sui social, esattamente su dagospia.com, dove si sfoga la pornostar Malena. Sogno un mondo in cui non si venga etichettati per quello che si fa a letto. All'estero il mio lavoro lo fanno tante mamme, girano le scene, poi vanno ad allattare i figli. Non provo piacere sul set, i più maltrattati sono gli uomini. Questo è quello che dice. Abbiamo parlato anche con il nostro primo ospite, che ringrazio naturalmente, uno psicologo, il dottor Fabrizio Farris, proprio di questo e dei bias psicologici, questi piccoli mattoncini che il nostro cervello poi mette insieme e che fanno sì di formare scorciatoie per poter apprendere e sveltire il lavoro che abbiamo nell'apprendimento. Tutto questo però porta i social network a avere un grande ruolo. Questi pregiudizi lì sono facili da imporre, in quanto il pubblico abbassa la soglia di valutazione dell'attendibilità della fonte, di conseguenza entrano nelle proprie valutazioni con facilità e diventano successivamente difficili da scardinare. Un po' di tempo fa ne avrete sentito parlare, la notizia di Amazon che voleva dotare tutti i propri dipendenti di un braccialetto che misuri le proprie prestazioni e movimenti, naturalmente mettendo a rischio la privacy. Notizia fake, notizia falsa, ha fatto il giro, in molti ne hanno parlato, al bar se ne è parlato, ma era assolutamente falsa. Possono nascere grandi o piccoli pregiudizi che possono anche poi cambiare il modo in cui approcciamo alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Ne parliamo anche con il nostro secondo ospite, il professor Franco Prina, che è docente di sociologia della devianza all'Università di Torino. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Lo dicevamo con il primo ospite, è molto facile, nei social le notizie girano velocemente, quasi tutti l'abbiamo di fronte dopo pochi istanti, e da là parte un tam tam che, se malauguratamente riguarda noi, è praticamente non gestibile. Tutti si faranno un'idea di noi diversa magari da quella che è realmente, perché lo ha detto qualcuno. Qualcuno ha iniziato, poi da lì è partito tutto e non si può fermare. Ho chiesto anche in maniera abbastanza brusca al nostro primo ospite, ma poi come se ne esce tutto questo? Se ne esce coltivando semplicemente le proprie amicizie, il proprio cerchio, non tentando di piacere a tutti e farsi volere bene soltanto alle persone care. Però detta così crea un po' di sconforto. Ma come se ne esce è una questione complicata, però vorrei intanto dire che da sempre il modo con cui gli altri definiscono le persone è un elemento importante nella vita di relazione e delle persone stesse, cioè al di là di ciò che uno è nella realtà, di ciò che ha fatto o non fatto, ciò che conta è come, molto di più, è come viene percepito e qualificato. Quindi io posso essere una persona onestissima, ma se per caso mi si accusa di aver compiuto un atto illegale e questo viene rimbalzato sia a livello delle relazioni sociali, sia soprattutto sui media, e naturalmente la mia vita sarà fortemente compromessa, o la mia sistemi di relazione saranno fortemente compromessi. È quello che viene definito appunto processo di etichettamento, che può essere sia positivo che negativo. Io posso essere esaltato al di là dei miei meriti, o posso essere invece negativo, stigmatizzato, e questo produce appunto quegli effetti di esclusione sociale, induce a nascondersi, a vergognarsi, rende cioè la vita difficile fino al limite di non poter sopportare questa, diciamo, immagine che gli altri hanno di noi. Pochi istanti fa il dottor Farris mi ha detto: no, non è vero, non succede soltanto in Italia, succede anche all'estero. Però lei mi ha detto una cosa molto interessante quando ci siamo sentiti prima della nostra chiacchierata, che all'estero comunque il concetto è un po' diverso, il sex work è accettato. Sì, allora diciamo che se tutto questo viene riferito in specifico al caso che avete evidenziato, cioè al fatto che una donna possa essere qualificata in termini di prostituta, e certo questo è un esempio di stigmatizzazione e di etichettamento che appunto può colpire persone che fanno altre cose, no? Nello stesso tempo, proprio nel campo delle persone che, diciamo, lavorano o si
o offrono prestazioni sessuali in cambio di denaro, è invalsa da un po' di anni diciamo la rivendicazione di essere definiti sex workers, cioè lavoratori che lavoratrici che operano in questo campo, fino al limite di chiedere che vi sia una qualche riconoscimento di questa come una professione. E naturalmente è un percorso che è fatto in alcuni ambiti, in alcuni contesti, in Italia parzialmente, perché comunque diciamo che il pregiudizio è ancora molto forte. Ma dal punto di vista dei social c'è qualche un modo, ecco, una tecnica per potersi rivalutare, cioè per cercare di tornare a una normalità, imporre quello che è il nostro essere reale? Questo è molto complicato, credo. Intanto, appunto, dobbiamo dire che proprio i social hanno reso più esteso il fenomeno, nella misura in cui se prima, quando vivevo nel mio quartiere, nel mio villaggio, per fare l'esempio di una società diversa, il fatto di essere definito un poco di buono mi rendeva la vita difficile a livello delle mie relazioni prossime, oggi evidentemente... Ma bastava cambiare paese, ecco, per sistemare la situazione. Esatto, poteva bastare cambiare paese, oppure insomma in una rete di relazioni si poteva riconquistare fiducia. Oggi certamente, soprattutto questo lo dico in riferimento ai più giovani, ai ragazzi, vi sono stati casi addirittura di suicidio, no? Di ragazzi che non hanno sopportato quanto veniva detto di loro, l'immagine che era stata diffusa di loro. E questo perché nelle personalità in formazione l'immagine oggi è molto molto rilevante. Allora, su cosa fare? E certamente io credo che se ne è parlato molto, cioè una qualche forma di controllo sui social e una qualche forma di e qualche possibilità che vengano rimossi i contenuti, che venga insomma in qualche modo impedito che si facciano dei danni in questo modo. E poi anche qui probabilmente conviene ritirarsi per chi è stato oggetto di queste iniziative, magari di qualcuno che inconsciamente, senza pensare ai danni che può fare, agisce in questo modo. E diciamo che la sociologia ricorda sempre appunto l'effetto che può avere, soprattutto nelle personalità in formazione, l'acquisizione, il recepire lo stigma e l'etichettamento degli altri. Si parla di profezia che si autoavvera, no? Cioè si dice, a un certo punto, se tutti mi dicono che sono un drogato o che sono un delinquente, un poco di buono, finirò per in qualche modo assecondare questa percezione che hanno gli altri di me, e magari appunto inserirmi, integrarmi in quel gruppo delle persone che come me sono state etichettate. E allora per questo, ad esempio, una delle cose molto importanti è che quando i ragazzi sbagliano, penso agli adolescenti che compiono magari qualche piccolo reato, bisogna stare molto attenti nel non incentivare la tendenza a ritenerti null'altro che quello che quel comportamento ha definito. Professore, prima la faccio concludere, sì, forse con una domanda veramente sciocca, sì, ma un po' di tempo fa leggevo un report, un articolo anche abbastanza interessante su un quotidiano online che diceva che la nostra memoria dal punto di vista delle malefatte dei politici è massimo 6 mesi. Perché invece questa cosa non succede quando si parla di noi? Perché quando si parla di una persona vicina si ricorda per molto più tempo? Questo è assolutamente vero. Il fatto è che noi non abbiamo rapporti diretti con queste persone, ma abbiamo rapporti diretti e anche, come dire, una conoscenza più diretta. Ma si dice che da sempre chi è autore di malefatte, ma ha gli strumenti culturali, relazionali, ha il potere di cambiare la narrazione. E questo i politici, ma anche i cosiddetti colletti bianchi, no? Coloro che compiono reati e che hanno potere, riescono a evitare quel processo di etichettamento e di esclusione che invece colpisce il ladro di polli. Abbiamo suggerito un po' a tutti di darsi alla politica, magari sarà un'idea ottima per molti. Grazie ancora, professore, grazie per il tempo che ci ha dedicato, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Magazine.
Magazine.